Messina, l'emergenza è legata soprattutto alla mancanza delle aule, delle classi dove ospitare appunto gli alunni. Ieri hanno aperto soltanto 8 istituti, per gli altri l'apertura slitterà al 24 settembre. In sicurezza ma a singhiozzo, così è ripartita la scuola messinese. La campanella è suonata in 7 istituti superiori ed in un solo istituto comprensivo. Distanze, mascherine, sanificante, tra il corredo scolastico e tanta voglia di riprendere le lezioni in presenza. Sicuramente una bellissima sensazione, perché fare la didattica a distanza è stata un'esperienza diversa, però difficile, perché comunque è sempre bello stare a scuola con i propri compagni, con i propri insegnanti, sono delle emozioni diverse. Ma le scuole sono alle prese con una grave carenza di aule, con lavori ancora in corso per l'adeguamento di quelle esistenti. La stragrande maggioranza dei dirigenti scolastici ha deciso di utilizzare la proroga per la riapertura delle scuole il 24 settembre. Altre, quelle che hanno aperto, sono alle prese con doppi turni e lavori. L'esempio del liceo Mauro Lico. E nei prossimi giorni, compatibilmente anche con le aule, con la gestione delle aule, con diciamo i banchi a nostra disposizione, in questo momento abbiamo i banchi biposto, e ovviamente abbiamo fatto dei turni e i ragazzi entreranno su 2 momenti diversi. Alle 8:11 ci sarà un primo turno, una sanificazione, e poi dalle 11:30 alle 14:30 per il secondo turno. Lavori che sono in ritardo quasi ovunque, con un caso limite, quello del comprensivo Verona Trento, dove servirebbero 30 giorni per completarli. Alla San Francesco di Paolo invece si sta in classe senza banchi, mentre alla Mazzini Gallo si prospettano i doppi turni con le quarte e le quinte al pomeriggio. Argomenti che sono al centro di un confronto continuo e serrato tra i dirigenti scolastici ed il comune, ma i tempi sono strettissimi. E se nella zona tirrenica la maggioranza delle scuole ha aperto, su quella ionica, complice anche un'emergenza oggi più diffusa, i dirigenti scolastici hanno deciso di far slittare alla prossima settimana l'avvio dell'anno scolastico, ma tutti sono alle prese con la ricerca di spazi e di banchi.